abbiamo già cominciato a camminare, adesso poco alla volta potranno defluire. Ritorniamo sempre allo stesso discorso, il preside è una persona, chi valuta lui? Lui valuta noi, però in base a che cosa valuta la simpatia e l'antipatia? Non va assolutamente bene, molti docenti del sud insegnano al nord, perciò succederà un macello, perché chi non è raccomandato non andrà avanti, si favorisce il nepotismo. Noi praticamente stiamo lottando per avere la stabilizzazione, siamo 80.000 soldati della scuola pubblica, consideriamo anche il fatto che molti verranno assunti dal graduatore esaurimento e non hanno mai insegnato. Noi siamo quelli che hanno retto il sistema per anni e adesso ci dicono che non possiamo più lavorare. Non va bene così, noi lotteremo fino alla fine. Perché noi siamo precari ma lo facciamo con amore il nostro lavoro. Ecco, lei è un dirigente scolastico, come va a vedere la figura di quelli che sono stati soprannominati i presidi sceriffi? Ma io credo che sia un ulteriore pasticcio, un'ulteriore complicazione. E forse la maggior parte dei miei colleghi non l'ha capito bene, ma ci trasformeremo in passacarte dentro una struttura gerarchico-piramidale molto stretta e in realtà perderemo di autonomia, diventeremo degli impiegati praticamente, diventeremmo, speriamo di no. Il rischio di clientelismo c'è secondo lei all'interno di un progetto di questo tipo? Potrebbe esserci, sicuramente potrebbe esserci.